Buongiorno cari amici in ascolto, vi giunga il mio abbraccio. Dividerò in due puntate l'angolo dedicato alla letteratura poetica. Vi leggerò un racconto che ho scritto riferendomi al profeta Daniele. Il racconto che vi leggerò ha per titolo «Erano in cerca dell'oro, invece han trovato Gesù». Ma prima di iniziare a leggere il racconto, desidero farvi una domanda. Chi di voi, avendo trovato Gesù il Signore nella propria vita, non ha detto in cuor suo: «Io ho trovato un gran tesoro»? Ed oggi parleremo proprio di questo. Buon ascolto. Si perde lo sguardo di uomini coraggiosi dentro la profonda miniera d'oro. Esplorano i profondi recessi per trovare le pietre sepolte nelle viscere della terra, che giacciono spente nell'ombra della morte. Il sole è già alto e martella i sensi. Si scorgono sentieri di terra rossa battuta, alternata a rocce di granito, come fossero dal cielo cadute. Nella pace di questa calda pianura si scorge improvvisamente un piccolo pendio, ricoperto di ciottoli e polvere grigia, crivellato da decine di buchi e cosparso di capanne fatiscenti fatte di teli azzurri e pezzi di legno per pavimenti. Di tanto in tanto si percepisce un'esplosione sotterranea, accompagnata da voci soffocate dai rumori assordanti per l'esecuzione dei lavori. I volti stanchi dei minatori sono anneriti, le mani sono sporche di dignitoso lavoro. Il turno dei lavoratori oscilla dalle 8 alle 10 ore consecutive, senza alcun riposo. Uomini cercano un tesoro nella pianura forata. Il dì ha inizio in quel luogo di fatica e finisce con il tramontar del sole, la loro dura giornata. D'oro e pietre preziose sono ricercatori e tutta la gente del villaggio lo definisce un gruppo esperto di minatori. Percorrono l'angusta via e per alleviare la monotonia cantano e fischiano un simpatico ritornello. Battono le mani a tempo e ad accompagnare il canto un piccolo tamburello. Il loro pensiero è rimasto a casa con i loro cari. Ansiosi di riabbracciarli, non vedono l'ora. Genitori, mogli, figli, nipotini, amici ed anche vicini. A fine giornata corrono a casa contenti come bambini. Gli uomini faticano e non badano al tempo che dentro la miniera trascorre lento. In quel luogo oscuro appartato dal mondo vi era una sincera e fraterna amicizia tutto intorno. Si proteggevano l'un l'altro con amore, anche a costo di donare la propria vita in quel luogo buio e ostentato che incuteva terrore. Il più giovane del gruppo si chiamava Daniele, ha gli occhi azzurri come il mare ed era diverso il suo parlare. Più che per la bellezza, Daniele si distingueva per la sua saggezza. Con i suoi modi assai raffinati attirava gli sguardi dei passanti e dei suoi compagni amati, tanto che a vederlo nessuno avrebbe mai pensato che fosse del loro un ricercatore, piuttosto il figlio istruito di un noto ingegnere o addirittura di un dottore. Il giovane si era conquistato la stima di tutti, motivo per cui durante il pericoloso cammino lo proteggevano come se fosse il loro beniamino. Daniele era conosciuto anche per il suo spirito straordinario e per la sua fede nel Signore.
Pregava tre volte al giorno davanti ai compagni senza alcuna vergogna o timore. Chiedeva al buon Dio di preservarli dal male e a casa loro a fine giornata tutti sani e salvi farli tornare. Poter riabbracciare i propri familiari valeva più di tutto l'oro del mondo. Nessuna pietra preziosa avrebbe potuto sostituire quel sentimento così profondo. Ogni mattina, prima di entrare in quella miniera, nelle ore piccole della notte, si tenevano per mano e formando un cerchio, offrivano un canto al Signore, cantando così. Prendimi per mano, Dio mio, guidami nel mondo a modo tuo. La strada è tanto lunga e tanto dura, però con te nel cuor non ho paura. Poi, con il cuore ricolmo di fiducia, prendevano il cibo e gli arnesi da lavoro e su via. Tutti a cercare granuli di polvere d'oro. Il lavoro consisteva nel dover scavare, a volte costretti a doverlo fare con le mani, mani piegate dal duro lavoro. Quanti segni nella pelle per poter trovare quel minerale nascosto chiamato oro. Termina qui la prima parte del racconto. La potrete ascoltare nella prossima puntata. Mi raccomando, non mancate. Shalom a tutti.